Finisce 0-0, cari amiche e cari amici, il match tra la Juventus e il Milan, che va a 70 punti, la Juventus a 65. Poi parleremo anche della partita. Ma il tema oggi, scusate, ma è un tema importante, ci sono delle grosse novità. E stiamo parlando della possibilità che venga o meno Lopetegui. Ebbene, dalle notizie che si sono così... che sono girate qui allo stadio, all'Allianz Stadium della Juventus di Torino, attenzione, Lopetegui non è assolutamente certo che venga, anzi credo proprio che ci siano dei grossi ripensamenti sulla possibilità che venga l'allenatore basco. E indubbiamente il movimento che si è creato oggi, la ribellione, il comunicato della curva che vi ho letto prima, ha indubbiamente fatto pensare ancora di più. Non è certo questo che condiziona una scelta di un management, ma indubbiamente non escludo, lì non ho certezze ovviamente, non escludo che questa levata di scudi da parte del popolo rossonero abbia eventualmente frenato uno dei possibili allenatori. Anche oggi mi avevano detto attenzione, è nel casting, è un allenatore con il quale hanno parlato, ma assolutamente non ci sono firme, non c'è niente di particolarmente accelerato. Il casting è numeroso, quindi quello che conta in questo momento, attenzione, Lopetegui non sarà certamente a oggi l'allenatore del Milan della prossima stagione. Poi ci potranno anche essere altri pensamenti, poi magari decideranno ancora su Lopetegui, ma in questo momento il dado non è ancora tratto. Quindi freniamo, non che il Milan freni, noi freniamo su questa ipotesi, quindi chi temeva venisse al 100% Lopetegui, no, quindi attenzione, il casting continua, Lopetegui è dentro nel calderone degli allenatori che possono eventualmente venire al Milan, ma certamente non è stata presa nessuna decisione su Lopetegui, Certamente anche la proprietà americana, che guarda anche i numeri, indubbiamente, ripeto, questa opinione comune popolare rischiava di fare cadere a picco il gradimento del presidente, o meglio del proprietario Jerry Cardinale, che è l'ultima cosa che lui vorrebbe. Qualcuno addirittura nei CD, o perlomeno nell'opinione, diceva che quasi qualcuno l'aveva presa, ma mi sembra un po' esagerato, come quasi una provocazione prendere Lopetegui dopo aver esaminato e usciti tanti nomi. Quindi anche lì bisognerà vedere chi deciderà, chi non deciderà, però quello che conta in questo video, più della partita, poi ne parleremo, proprio questo fatto. Non è stata presa nessuna decisione su Lopetegui. Lopetegui è uno dei tanti allenatori che in questo momento il Milan sta prendendo in considerazione. Attenzione, anche spero che comunque questa considerazione sia un po' rapida, perché come si può supporre sono questi i momenti delle scelte dei giocatori, capire chi potrà andare e chi potrà rimanere. Quindi questa è la notizia, nessuna decisione su Lopetegui, calma. E veniamo alla partita, una partita che purtroppo per il Milan non ha visto nessun tiro nella luce della porta dei giocatori rossoneri, non è capitato molto raramente. Il Milan nel primo tempo ha subito, anche la Juventus nel primo tempo non ha tirato mai se non un calcio di punizione fermato dal migliore in campo del Milan, che è stato Sportiello, quindi una bella parata di Sportiello sul palo. Il Milan ha messo la classica formazione con Loftus-Cheek, con Adli,
con Reinders e i quattro dietro. A proposito dei quattro dietro, tutti e quattro molto bravi, poi nelle pagelle ne parleremo, però prestazione assoluta su Vlahovic di Ciao, se è questo Ciao ce lo teniamo bello stretto, la migliore prestazione da quando è rientrato, ma in abbondantemente Ciao, ma alla grande, quindi importante anche la prestazione dunque del giocatore tedesco di Rheingold, l'oro del Reno, molto bene anche Gabbia, hanno giocato una bella partita i due centrali del Milan, ben aiutati da Musa, sempre vivaci, bravo, eclettico, duttile, e dal solito autorevole e intelligente Florenzi. Da centrocampo in su le cose sono andate un po' meno bene, ha brillato un po' Pulisic, Leao ci ha provato, Giroud pochissimi palloni, Adli è partito bene nel primo tempo, ha giocato un buon primo tempo, poi è calato e infatti poi è entrato Bennacer. Milan che poi nel secondo tempo ecco che mostrava le qualità del suo portiere, Sportiello era strepitoso su un doppio tiro dei giocatori bianconeri, poi era bravissimo su un altro colpo di testa da distanza ravvicinata, ed è poi non è stato un po' incerto sull'episodio che ha visto Ciao salvare sulla linea, quindi ecco che non so in questo momento se dovessi scegliere tra Ciao e Sportiello chi mettere il migliore in campo, però indubbiamente Sportiello non mi è dispiaciuto, quindi una partita 0-0, il Milan fa un altro passo, un passettino, passettone contro la diretta per arrivare secondo, non è una grande consolazione, la stagione rimane lo stesso scorbutica e collosa, però come dico sempre meglio secondo che terzo, secondo posto dietro l'arrembante Inter, quindi un campionato che proprio contro la squadra che è stata a lungo davanti al Milan e che il Milan con le 7 partite è riuscita a raggiungere e superare, quindi è stato un Milan che tutto sommato ha confermato in questo momento la superiorità sulla Juventus a livello di classifica, tenendo bene lo 0-0. Adesso è uscito ecco, importante, non ve l'ho detto, ho parlato di Sportiello migliore in campo, indubbiamente il motivo è uno, ha giocato lui perché Maignan ha avuto un risentimento muscolare, vediamo se riuscirà a recuperare prima della fine della stagione, che sia una cosa magari di una settimana, 10 giorni e non di più, però Sportiello si è dimostrato un acquisto molto intelligente, molto utile, uno dei migliori secondi portieri della Serie A, ecco perché è uscito un po' claudicante sia Giroud, ma penso che sia un ginocchio contro ginocchio, sia Loftus, non so bene per quale motivo sia uscito, quali siano i problemi per Loftus-Cheek, che ha giocato una partita in progresso rispetto alle ultime. Reinders si è visto più nel secondo tempo che nel primo tempo, poi sono entrati anche i giovani Zeroli e Bartesaghi che hanno dato il loro contributo per questo 0-0 finale. Però torno all'argomento di inizio video, dunque dopo anche il comunicato molto tranchant della curva, che oggi non c'era però si è fatta sentire, insomma la proprietà ha recepito i messaggi della curva, ha recepito i messaggi dei tifosi e quindi chiaro, ripeto, non devono queste condizionare, però insomma aumentano le responsabilità da parte dei manager del Milan di scegliere un allenatore da Milan. Io avevo già perorato la causa di Amorim, però anche l'allenatore portoghese che ha una clausola, mi dicono proprio oggi che abbia chiesto delle cifre molto onerose al Liverpool, che gli ha detto grazie, ritorni pure in Portogallo, quindi anche questo sarà influente e sarà importante. Però quello che conta, Milan pareggia 0-0, fa un passo verso il secondo posto, Lopetegui è più lontano e quindi questo è importante. Non ho detto che non verrà, ma è più lontano, mi sembra il titolo più giusto, dopo che molti hanno temuto l'arrivo proprio dell'allenatore basco, che poi
se voi mi dite perché la sua carriera è un po' altanelante, servono sicurezze, indubbiamente servono sicurezze. Se vi è piaciuto questo video mettete il vostro like, iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pellegatti, attivate la campanella e scaricate il link in descrizione. Lopetegui è più lontano.